Due pallottole non sempre uccidono. L'ho colpito puntando l'arma dritta al cuore, ma lui si è mosso e io non ho mai avuto una buona mira. Il primo colpo lo ha ferito al braccio sinistro, il secondo si è conficcato nella credenza del Settecento di sua madre. Poco male. L'ideale però sarebbe stato che al posto del mobile ci fosse sua madre, nonché mia adorata suocera. L'aspetto seccante di tutta questa faccenda, la patetica assenza di originalità. Mio marito, completamente fagocitato da sua madre, sua alleata e consigliera, l'ha spinto a tradirmi con la mia migliore amica, più bella, più giovane, più magra, più laureata, più ricca, più. Quando l'ho affrontato, non ha nemmeno tentato di negare. Non per più di 5 minuti almeno. Ha dilatato gli occhi in una sorta di ingenuo pentimento. Poi mi ha giurato che è stata l'avventura di una notte e che ama solo me. Siamo sposati da 5 anni, ma tra noi due nemmeno una notte è stata un'avventura. Mi ha promesso di portarmi in crociera, così solo io e lui. Mi ha rigiurato che io sono l'unica donna della sua vita. Chiedilo alla mamma se non parlo sempre di te. Io gli credo. Per questo ho preso la pistola. Solo che lui, nonostante la pinguedine, la totale mancanza di allenamento, è stato sorprendentemente agile. Ha schivato i due colpi. Non del tutto, ma abbastanza per cominciare a correre. Si è precipitato in giardino facendo i gradini due alla volta. Ha saltato con un balzo il nipote della portinaia seduto per terra a giocare col secchiello e paletta. Ha quasi travolto il postino, ha attraversato la strada a grandi falcate ed è scomparso nel parco davanti a casa. In questo momento i poliziotti hanno finito di leggermi i miei diritti, che sono più numerosi di quanto mi aspettassi. Mi sento comunque appagata. Due pallottole non sempre uccidono. L'infarto, l'infarto sì. Barbara Garlaschelli, o ridere o morire.